È il 9 di novembre e stiamo arrivando a Mindelo, nelle isole di Capo Verde. Quella che vediamo adesso è la prima che ho visto del resto ed è l'isola di San Nicolau. San Nicolau sarà. Scusate. Ed è molto caratteristica perché ha quel picco sulla destra che è proprio un cono vulcanico e poi il resto. Dopodiché ruotiamo qui sulla destra, non è facile vedere perché, ecco qua. Questa è la nostra destinazione, questa è l'isola di San Vicente e tra poco se ci arrivo, ecco qua, questa è la punta che dobbiamo doppiare per entrare nel porto grande che poi è il porto di Mindelo. In fondo, ma non si vedrà, non si vede infatti, c'è un'altra isola molto grossa che però è nascosta alla foschia e agli inizi, quando io ho avvistato San Vicente, mi aspettavo, siccome non è lontana quell'altra isola grossa, di vedere anche l'isola grossa, non la vedevo assolutamente e dicevo ma qui c'è un errore di posizione, controllavo la carta, guardavo fuori, non riuscivo a trovare, poi invece è spuntata fuori ed è in mezzo alla foschia. Vediamo se dall'altra parte riesco a mostrarla. Ecco l'isola di San Vicente dove noi siamo diretti, è una delle isole di sopravvento delle isole di Capo Verde. Adesso c'è il bomo davanti, vediamo se riusciamo, ecco qua, questa è la punta che noi stiamo per doppiare, vediamo se riesco a ingrandirla un poco, ecco qua, noi dobbiamo passare oltre questa punta, poi vireremo a sinistra, togliamo lo zoom se non si capisce niente, vireremo a sinistra per entrare nel stretto passaggio che c'è tra quest'isola e quella più a ovest che è l'isola di Sant'Antão. Praticamente il porto è poco dopo quella punta che noi vediamo. Siamo a Mindelo e sto riprendendo l'abitato dalla barca mentre stiamo andando via verso il Brasile. È una ridente cittadina, io pensavo che fosse chissà quale posto dal terzo mondo, certo non è una nazione ricca, però sicuramente è molto meglio di tante altre cose che si vedono, per esempio i Caraibi. Non sono andato nei dintorni, sono rimasto in città, ma sono stato molto tranquillo, nessuno mi ha disturbato, sì, c'è povertà, qualcuno ti chiede qualche lira, no, qualche scudo di elemosina, ma purtroppo devo dire che è una cosa normale anche in Italia. Ecco, questo è il capo che fra poco doppierò per andare verso sud in cerca degli Elisei di sud-est. Dovrò passare l'equatore, una volta che troverò gli Elisei di sud-est sarò diciamo in rotta, mi metterò in rotta per il Brasile. Siamo appena usciti dal porto di Mindelo e siamo ancora all'interno della sua rada. Questa è l'isola di San Vicente, che è dove sta Mindelo. Vedete questo braccio di mare, poi inizia l'isola di Sant'Antão, che è un po' più grande di questa qui e a vederla da lontano sembra veramente drammatica. Guardate il profilo. Ah, questo scoglio in mezzo è uno scoglio che sta proprio di fronte al porto di Mindelo ed è un ottimo riferimento per poterlo trovare. Ecco, questa è l'isola di Sant'Antão e guardate che profilo impressionante che ha. Lì c'era una barca gialla. Anche loro stanno andando verso sud, vedo. Ecco, qui a sinistra rivediamo il capo che io tra poco doppierò per andare verso sud. Questa è di nuovo San Vicente, l'altro estremo della baia.